Grazie Presidente. Noi siamo già intervenuti più volte durante il dibattito di questo provvedimento e abbiamo già annunciato, e lo ripetiamo ancora in maniera estremamente convinta anche alla presenza del Ministro, che la Lega voterà contro. Noi voteremo convintamente contro all'introduzione del reato di tortura. Questo reato è un reato politico. Questo reato rischia di essere un regalo ai criminali, rischia di essere un manifesto ideologico contro le forze di polizia, rischia di essere un regalo, e non sappiamo che cosa c'entrasse l'articolo 4, rischia di essere un regalo ai clandestini e all'immigrazione clandestina. Sotto le false spoglie dell'introduzione di una norma di civiltà viene introdotto un ostacolo grave, un ostacolo gravissimo alle forze di polizia. Anziché ammanettare i criminali, anziché ammanettare i delinquenti veri, quelli per i quali i nostri cittadini hanno paura e vivono nella paura e nel terrore, voi con questa norma andate ad ammanettare i poliziotti. Le motivazioni di natura tecnica e giuridica le abbiamo enunciate prima. Le motivazioni che ci portano a votare contro sono motivazioni di natura politica. Sono le motivazioni di natura politica per cui vi ricordo che nel momento in cui si scrive un reato, quando si scrive un reato lo si deve scrivere in maniera chiara, in maniera rigorosa, non lasciando poi a una discrezionale e aleatoria interpretazione dei magistrati. Così non si fa un servizio alla buona giustizia, così non si rende migliore il funzionamento del sistema giustizia nel nostro Paese. Ci fa piacere che il Ministro Orlando sia presente, ma non è il Ministro Orlando che noi avremmo voluto avere qua in aula oggi. Avremmo voluto avere il Presidente Renzi, avremmo voluto avere il Ministro Alfano, che si levasse a difendere le forze dell'ordine. Io ricordo che il capo della polizia, Pansa, che è venuto in audizione da noi, ha ricordato come questa norma rischierà di essere una norma contro la polizia e che espone le forze dell'ordine a denunce strumentali. È stato detto che dobbiamo introdurre il reato di tortura anche in tempi estremamente rapidi perché ce lo dice la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non è il Vangelo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non è l'oracolo a cui noi dobbiamo attingere. È la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha giudicato negativamente il reato di immigrazione clandestina. È la stessa Corte dei Diritti dell'Uomo che ha sostenuto che il nostro Paese garantisce troppo poco i diritti per i Rom o per gli zingari, sempre che il termine zingaro si possa dire. È la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha imposto il blocco di uno sgombero di un campo nomadi abusivo a Torino. È la stessa Corte dei Diritti dell'Uomo che ritiene più opportuno tutelare e proteggere i criminali che sono in galera anziché le vittime dei reati che stanno fuori dalla galera. E quindi la motivazione tale per cui bisogna introdurre questo reato, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ce lo dice, è una motivazione che non sta in piedi e che noi non vogliamo accettare. Non vogliamo accettare supinamente e passivamente i diktat che arrivano da un'Europa che è sempre più lontana dai bisogni reali dei cittadini onesti. In questo momento chi è a casa vorrebbe che in questa aula, che in questo Parlamento, anziché discutere di come limitare le prerogative e la funzionalità delle forze dell'ordine, si discutesse di un problema vero, di un problema reale, che è il problema della sicurezza dei cittadini, un tema fondamentale che qualunque governo di buonsenso metterebbe al centro come priorità dell'agenda politica operativa del governo della maggioranza, tema che voi avete completamente cancellato, avete archiviato ancor prima di tenerlo in considerazione. Dobbiamo dare fiducia alle nostre forze di polizia e non si dà fiducia tagliando le risorse, introducendo il reato di tortura o mettendo i numeretti sulle divise attraverso una vera e propria schedatura delle forze di polizia. Questi provvedimenti e queste misure sono un regalo,
un regalo gratuito, infame, indegno e vergognoso che voi, che la sinistra, che il governo, che il presidente Renzi fa ai criminali, esattamente nel momento in cui i furti aumentano. Non lo dice la Lega, non lo dice Salvini, lo dicono i numeri, i vostri numeri, i numeri del Ministero, che ogni giorno nel nostro paese ci sono 700 furti, 30 furti all'ora, un furto ogni due minuti, la gente ha paura, la gente è esasperata, vive nel terrore, vuole delle risposte da parte della politica e le risposte che voi date sono quelle di ammanettare la polizia, di arrestare chi con sacrificio e rischiando la propria vita tenta tra mille difficoltà, tra mille problemi di garantire sicurezza e ordine pubblico al Paese e ai cittadini. È ovvio, non lasciamo il campo aperto a nessun fraintendimento, è ovvio che il poliziotto che sbaglia paga, il poliziotto che abusa della propria autorità, abusa del proprio potere, deve pagare duramente, come deve pagare qualunque cittadino che assume atteggiamenti di questo tipo. Ma ci sono già nel nostro codice penale reati strutturati in modo tale da punire queste condotte, da punire le condotte che voi avete inserito all'interno di questo reato. Non sono i poliziotti che devono essere ammanettati, sono i criminali, esattamente quei criminali a cui voi avete regalato 10 giorni fa l'ennesimo decreto sulle depenalizzazioni. Introducete il reato di tortura che ammanetta le forze dell'ordine e depenalizzate reati tipici contro le forze dell'ordine, la violenza contro pubblico ufficiale, la resistenza pubblico ufficiale, sono tutti reati commessi da criminali, da delinquenti che oggi andranno a beneficiare in modo ingiusto di questo ennesimo provvedimento. Presidente, le motivazioni sono di natura politica, noi non ci pieghiamo alle vostre logiche, alle logiche del buonismo, buonisti nei confronti di chi non merita un atteggiamento buonista da parte del governo. Siete il governo degli svuotacarceri, siete il governo degli indulti mascherati, siete il governo delle depenalizzazioni mascherate, siete il governo dei benefici nei confronti di chi commette reati e siete il governo che dall'altro lato toglie sicurezza, smantella le leggi faticosamente fatte dal centrodestra dal 2008 al 2011. Siete il governo che guarda con attenzione anche per spirito e per scopo di lucro nei confronti dei clandestini, nei confronti degli immigrati, nei confronti di coloro i quali oggi non potranno più essere respinti e espulsi perché avete esteso il divieto di espulsione e il divieto di respingimento nei paesi d'origine. Tutto quello che state facendo va nella direzione opposta rispetto a ciò che un governo di buon senso, che un governo che ha a cuore il tema della sicurezza dell'ordine pubblico farebbe. Per questo ve ne assumete ovviamente la responsabilità politica e la responsabilità morale davanti al Paese. Il voto della Lega è un voto convintamente contrario. È un voto convintamente contrario a questo provvedimento che rischia di essere una sciagura per le forze dell'ordine e per la polizia presente nel nostro Paese. Se dobbiamo scegliere, e chiudo Presidente, se stare dalla parte dei black bloc o stare dalla parte della polizia, noi stiamo tutta la vita dalla parte dei servitori dello Stato in divisa. Grazie.